Allora, io sono Marco Crone, signore e signori, bentornati in questa bellissima puntata della Sky Exchange. L'ultima puntata abbiamo fatto un pochino di quest e stiamo andando strani perché è figo questo modpack. Sono contento che siate stati molto tutti molto eccitati del fatto che ci sia. È particolare. Ha una bella progressione, è con le quest, quindi è cigarba perché è sciallo. E poi c'è l'equivalent e presto ci saranno le farm opposissime e tutto quanto. Allora, ho fatto allargato un pochino, ho messo il legno intorno così evitiamo di cadere e ho messo un verme su una delle foglie per fare l'infestated Antonio Calabro. Infestated che ci dovrebbe dare le string, yes, very good. Oppela, queste string messe 9 nella crafting table ci dovrebbero permettere di ottenere la silk web swash. Che no. È diverso, è cambiato tutto quanto. Si Evest, andiamo a vederlo. Cioè, bello, lo posso fare così, cioè davvero. Allora, prima il zievissimo, il fucile che fa malissimo, si faceva con 2 di queste o 4. Adesso no. Adesso prima fai il Sievest, che rimane una struttura, eccola qua, e poi ci devi mettere dentro questo, credo. Yes! E adesso possiamo sbrindellare la cobblestone, cioè la cobblestone, la dirt. E visto che normalmente la dirt si sarebbe dovuta merda la roba che ci ha dato. Si sarebbe dovuta fare mettendo i sapling dentro qui, 10 sapling. Un'altra di cazzo. Invece qui la dirt ce la dà il cubo misterioso. Ecco qua. Quindi non abbiamo questi problemi. Quindi andiamo a scavare, vediamo che cosa ci dà il nostro amico. Tutto. È un po' lento, merda. Tutto. Ci dà pure l'esperienza quando lo facciamo. Bello. Bellissimo, mi garba molto. Vediamo l'animazione. Che carino. È molto morbido. Allora, ci ha dato... io mi crude un dito, non so perché. Allora, ci ha dato la small stone con cui facciamo la cobblestone. No, non la facciamo la cobblestone con la small stone. Ah, ne vuole di più, attenzione. Ne vuole di più. Poi ci ha dato l'anchor, che è il seme di oak, come sapling. Melone e pumpkins. Resto niente, resta e mancia. Va bene, noi siamo contenti. Quindi per fare un singolo blocco di stone servono 9 pezzi di questa. Eppure è giusto, perché prima te li dava subito e ne voleva soltanto 4, adesso ne vuole 9. Quindi ragazzotti, io mi metto qui a sbrindellare, tengo premuto il tasto destro e muoio aspettando di farmare un po' di stone. Ok, ho sbrindellato tutta la nostra stone e ho ottenuto, anzi dirt, ho ottenuto badabim 7 pezzettozzi, facciamo così, 10 pezzettozzi, con cui con 8 facciamo una furnace. Fornace che ci sarà strautile perché possiamo cuocere il nostro oakwood, ottenere il charcoal, fare le torce e iniziare ad ottenere la lava. Per la lava serve un barrel, che è questo qui di stone, quindi ci servono altri 3 pezzi di cobblestone più 6 pezzi, quindi ci servono ancora 9 pezzi di questo. Mi metto a fare così, chissà se poi si può automatizzare questa raccolta di dirt, sarebbe davvero davvero molto molto faiga. Per far 10 pezzi mi sono messo all'incirca 23 pezzi di dirt. A questo point of situation io con 15 dovrei risvoltare. Andiamo a fare le nostre prime torce. Io tra l'altro... Che buggone brutto, aiuto. Io tra l'altro non ho seguito... Ah, è vero, ci ha dato anche un sacco di cosine, adesso ve lo faccio vedere. Ci ha dato le potatoes, l'anchor, questo qui, melon seed, il seed, il grass seed e il carrot seed. Queste qui saranno buone perché stiamo anche morendo un po' di fame. Oppela. E visto che qua dietro probabilmente vi spawneranno i mostri, oppela. E poi questa qui ce la teniamo. Allora, andiamo a vedere un attimo la progressione delle quest, perché io non la sto proprio cagando. Dobbiamo fare il bucket. Il bucket si fa cuocendo uno stick qui dentro. Non so perché, ma se cuoci lo stick ti dà l'ash. Ash. Tan 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 tan. Ash, sì. La cenere. Lo so, però se ci metti l'oak non viene la cenere, viene il carbone. Se ci metti, se metto una scala, capisci? Cioè, ecco, esatto. Mentre aspettiamo che l'ascio si faccia
mi sbrindello un altro po' di cobblestone, di dirt, che non è bello a vedersi, però presto sarà totalmente inutile, quindi dovete soltanto che avere molta 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 pazienza. Oppela, è così l'inizio di ogni Sky Factory, soltanto che a questo punto ci arrivavi alla quarta puntata, qui stiamo alla seconda, è una figatona. Ok, Clay, Ash e Bone Meal. Signori, abbiamo la porcellona. Porcellona che, messa così, ci dà l'unfire bucket. L'unfire bucket messo qui dentro con un pochino di carburante, per farlo sbruciacchiare, ci dà un bucket di porcellana. Bucket di porcellana che è ottimo per l'acqua, davvero ottimo. Quindi andiamo subito a prenderla. Oppela, bucket. Ecco qui l'acqua, abbiamo l'acqua ragazzi, goodissimo! E per la lava si può usare penso una volta e poi si distrugga come il vecchio Clay Buckets. Quindi dobbiamo tra l'altro aspettare che ripiova, perché ho soltanto, cioè non ho la fonte infinita e rosicherei troppo. Andiamo a fare, ti spingo con la torcia in maniera coatta, soltanto 14 pezzi mi hai dato, cioè tutto quel ben di Dios. Andiamo a fare un altro po' di cobblestone. E dunque andiamo a vedere un pochino le questocce. Due bucket vuoi? Figlio della merda. Vuole due bucket, ragazzotti. Vabbè, allora, adesso ci mettiamo a fare un altro po' di cobblestonina. Ne abbiamo tre pezzi, ci facciamo l'Health Lab. Qui si stavano cuocendo, però se Barugus Cron tu non ci metti le cose, poi quelle no, non si cuociono e Gesù ti odia. Shift intanto ci manda un... Fa cose strane dalla porta, io ho molta paura. Qui è diventato tutto bianco, buono. Oppela, e oppela. Chissà se c'è la V-Miner. No, non c'è la V-Miner, sono molto 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 triste. Cerchiamo di acchiappare un altro po' di stringhe che ci potrebbero essere utili, ad esempio per fare un letto. Che cosa ne dite? Certo che sto albero maledetto proprio a me mi doveva capitare, perché cioè io, ecco, lo odio il mostro, lo odio. Se avessi un accendino adesso gli avrei dato fuoco, ma non ce l'ho purtroppo. Cerchiamo di non cadere. Anche se non so se si può. Sì, si può crociare tra. Oh, perfetto, molto bene, molto bene, molto bene. Sappiamo tutte le nostre stringhe. Diamo un'occhiata. Se si può fare un lettone. Oppela. Sì. Sì, signori, abbiamo il bed. Non bed per niente. Eccolo qua. Andiamo a dormire. Buonanotte until tomorrow. Tu, 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 tu. Non mi bloccare, ti prego. Grazie. Fantastichissimo, fantastichissimo. Abbiamo fatto, sì, signori. Abbiamo la possibilità di fare un barrel. No, che cosa succede? No, sono uno stronzo. Sono uno stronzo. Dimmi che mi ridai la cobblestone. Dimmi che mi ridai la cobblestone. Dimmi che se faccio così. Ah. Sì, che bella notizia, che bella notizia, che bella notizia, che bella notizia. Allora, per rifare la clay, io devo aspettare che ripiova. Merda, ragazzi, davvero devo aspettare che ripiova. D'accordo, d'accordo. Che palle. Ah, vediamo che altro mi ha dato. Sugar cane, e qui serve qualche cosa, serve allargare quest'isola, serve assolutamente. Absolutamente. Voglio prendere una. Oh, perfetto, così ve lo faccio vedere a chi non lo conoscesse. Oppela cobblestone, oppela stone. Facciamo le slab di stone e facciamo così. Patapim, signore e signori, il barrel di stone. Lo possiamo posizionare su una torcia, metterci dentro questo e come potete vedere non funziona. Non era il barrel, era il crucible. Era il Crucible, Barugus Cron. Non ti ricordi un cazzo, sei uno stronzo. Crucible, non il barrel. Crucible, vaffanculo, vaffanculo. Ah, vabbè, comunque questo ci servirà prima o poi. Ragazzi, io intanto aumento, ingrandisco la zona e aspettiamo che piova. Cioè, dobbiamo proprio aspettare. Va bene. Oh yeah! Finalmente sta piovendo, ragazzi. È passato un botto di tempo. Davvero un botto di tempo. Ciao alberello, ho tolto il mostro. Io odio quei mostri. Volevo tanto avere un accendino. Volevo tanto avere un accendino. E invece no. Va bene, va bene, va bene. Allora, adesso che sta piovendo qui dovrei riuscire a prendere dell'acqua prima o poi. Sì, quanto ti manca? Li ho messi qua sopra perché sono un babbeo.
No, me la sono persa quando l'ho rotto. Seriously? What? Va bene, te ne faccio un'altra, tanto ce ne ho tante di queste. Però, shit, non c'ha una GUI. Ah, dove cazzo è finita? Sarà caduta. Burp, 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 burp. Allora, andiamo a fare qui quello che sarà il nostro ortigiello. Oppela. E qui c'è la nostra fonte di acqua infinita, finalmente non ci dobbiamo più preoccupare di quella merda. Good, mi si è rotto tutto. Dove lo faccio? Lo faccio qui, in questo oak barrel. Però se non c'ho un piccone o un'ascia, ragazzi, la vedo molto difficile. Vorrei farmela di cobblestone, che dite? Che dura un pochino di più. Sono stato un bel po', ragazzi, Sono stato davvero un bel po'. Allora, facciamoci questa, facciamoci tutto il set. Il piccone, molto bene, e poi lo stronzone, oppela. Ci facciamo anche la hoe perché ci servirà per l'orto, e infine la pala, che la pala può essere utile. Io per ora sto soltanto aggiungendo, ma prima o poi dovrò togliere. Quindi andiamo a fare così, oppela. Tu sei mio? What? Scusa? C'è un piccolo bughino in città. C'è un piccolo bughino in città. Non si rompe il barrellino. What the fuck? Non si può rompere il barrel, davvero? D'accordo, cioè, nel senso. Oddio, come volano le cose. D'accordo. Io non vedo l'ora di avere la transmutation table, quindi ragazzi, dobbiamo fare in fretta. Allora, bam 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 bam. Ok? Tut 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 tut. E voilà. Allora, due di questi, no, uno di questo mi deve diventare con il mio hammer l'ottima dust per far diventare questo clay. Ottimo, direi, e me ne serve un'altra. Mentre questi 9 di sand diventano, come abbiamo già visto, la compressed sand che ci dà. Quanto ball mill? 1. Ok, su questo proprio non ci siamo, mio caro creatore del pacchetto. Però vabbè, dai, ti posso venire incontro. Devo fare 9 per 9 pezzi di dirt, trasformarli tutti in sand e poi martellarli. No, col sì, con la equip. Dava fanculo. E d'accordo, ragazzotti. Tutto per un crucible, eh? Tutto per un crucible. Va molto bene, va molto bene. In realtà questa qui si può ampliare l'area, però no, davvero, non ce la faccio. Ok. Quanti pezzi di sand mi dai? Ce ne ho messi 12. Sono un babbeo a fare le misure. Ok, 7 pezzi. Sitteburger nunte kagen. Ok, questa è stata pallosa. Devo ammetterlo, è stata molto pallosa. Ah, non me ne do di più. È casuale. Ma casuale. Va bene. Prendiamo l'ash. Prendiamo la nostra clay ottimo direi. Vediamo se ce ne dà. Yes. Good. Andiamo a farlo finalmente il nostro crucible. Bam, 9 pezzi. E bada bim, l'unfired crucible. Lo mettiamo qua dentro. Mi sono ripreso la via stone intanto di questo ciccio. Dobbiamo risolvere il bug di questi, eh. Andiamo a vedere le questine che cosa ci dicono. Dicono. Ah, è vero, dovevamo fare un bucket in più. Buono. No, allora sì. Va bene così. Che ci manca qui? Ci manca la clay. Rompiamola. Ok, facciamo uno. Dos. Allora, ho fatto bene a farne uno in più, eh. Hai visto? Ma perché prendi qui e prendi il martello? Scusa, datemi un martello. Cosa ci vuoi fare? Tu, la voglio dare in testa. Bam, bam, bam. A chi non mi va? Signori, abbiamo il cooking stone. Vediamo che ci dà. Vediamo che ci dà. Ci dà 4 pezzi di dirt. Ma la smetti di darmi la dirt? Davvero? Sono molto arrabbiato. Moltissimo. Lo mettiamo qui.
No, perché qui? La mettiamo qui. E adesso finalmente ci possiamo mettere dentro la cobblestone, che ne ho pochissima, però va bene. Tan tan tan, andiamo a dare un occhio, perché anche l'occhio vale la sua parte. Non c'è quella moda che ti dice quanto ce la stai mettendo dentro, quanto liquido c'è, tutte cose. Però ragazzi, questa qui si trasformerà in lava. Oh yes. E adesso dovremo avere anche la quest. Vediamo un po' se me li fai staccare così li vedi. Yes! E ci dà. Se mi dai la dirt mi incazzo. Ah, 3D bone meal, dai. Vedi, avrei potuto farlo prima. Adesso abbiamo going to the hell. Va bene. Oppure MC Hunt. Crafting the transmutation table meets great power. Let's shift one. You craft obsidian with a bucket of lava, a bucket of water and a stone barrel. Vedi che serviva. Bucketar Porcelain, ok, e poi per il resto transmutation, no, transmu, con la smu, 4 di ossidiana, ok, 4 di stone e la philosopher. L'ossidiana si fa così dentro il mio bellissimo stone barrel che non posso muovere, rimarrà lì per sempre. Vediamo. Oh yes, oh yes. Andiamo a piazzare. No, forse il contrario. Ah, aspetta! No, non era. No, ma ragazzi, io devo trovare il modo per toglierlo. No, scusate. Game mode once. Ok, allora io faccio così. Lo rompo e me lo metto qui. Ragazzi, non ci posso far cazzo se devo usare la creativa per risolvere questi problemi. Cioè, questo qui ovviamente lo buttiamo così nessuno avrà da ridire. Addio, mio piccolo coso! Allora, questo qui, questo fregno qua, si faceva con così, però certo che sono proprio ermaniaco da merda. Oppela, vedete? Tac. E abbiamo della bellissima obsidiana. E qui ci devo rimettere questa cosa qua. Ragazzi, 4 pezzi di ossidiana e facciamo la transmutation table. Sapete che vi dico? Che sono un babbeo. Mi stavo mettendo qui a fare la dirt che diventa stone. Quando poi ho pensato, aspetta, ma c'ho la lava. Faccio un generatore di cosa? Di cobblestone vanilla. Tac. E voilà, signore e signori. Voilà. Certo, ci sono qualche piccola imprecisione, ad esempio, tipo che la stone va un po' dove cazzo gli pare, però. Cioè. Oppela, ma che bel castello, porco dio di rodello. Non prendere fuoco, ti prego. Marucus Gran, non prendere fuoco. Non prendere fuoco, ok. Forse se mi mettessi qui otterremo un risultato migliore? Vediamo. Scopriamolo insieme. Piglia sempre fuoco. Cioè. Ma perché vai sempre lì dentro? Scusa, potresti venire da me? Brava. Brava. Ragazzi, molto, 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 molto meglio. E quindi adesso possiamo metterci già questi pezzettini. Invece di stare lì a sbrindellarsi le palle, uno si mette qui e se ne sbrindella un po' meno, vedete? Se non cadessero da tutt'altra parte, però va bene. Signori, abbiamo la farm di stone. Sono molto, molto contento, molto felice. Allora, ragazzi, oh, ci avete creduto, eh? Vulivate! Mi devo suicidare perché. Non ho mai pensato all'orto e quindi niente, l'ho fatto soltanto adesso e però stavo prendendo dei super schiaffi. Allora, prendiamo qui perché signore e signori ci siamo, ci siamo, ci siamo. Oppela, andiamo a metterla. Non ci voglio credere, non ci voglio credere, mi sono dato fuoco da solo. Mi sono dato fuoco da solo, va bene? Ok, e voilà, abbiamo 4 pezzi di. No, perché 3? Perché ho dato per scontato che fossero 4? E non 3. Ah, perché qua sotto ce n'è uno. E tutti gli altri sono 31. Esatto. Oppela. C'ho paura che se faccio così mi. Sì, infatti, forse sarebbe il caso di evitare. Metti che mi lascio l'ossidiana e poi non so come trattarla. Andiamo, signore e signori, perché ci siamo. Prendiamo la stone. Andiamo qui. Transmutation table, signore e signori. Pa-pam! MC Hunter, possiamo duplicare tutte queste cose. Possiamo duplicarle! Possiamo duplicarle! Non c'è più la rottura di cazzo della Sky Factory che adesso fai tipo questo e poi lo devi rifare 1000 volte. No! Lo duplichi, ci butti dentro le cose. È meraviglioso. E signore e signori, prendiamo anche 2 pezzi di ossidiana, grazie. Questa non ti ho clamata, come mai? Non lo so.
Unclaimed. Sì, vorrei claimare. No, non posso. Non posso farlo, sir. Va bene, non lo so, chi se ne frega. E patapim, signori. 64 di ossidiana. Voglio la cobblestone. Non mi metto a farma. No, perché non esce? What? Ehi? No, aiuto. Ah, non c'aveva gli MC, giustamente. Non mi metto a farmarla, ci metto un'ossidiana e mi prendo 65 di cobblestones. Ma è bellissimo! Mi serve un secchiello? Oppure non mi serve più, ce lo faccio, ce lo butto dentro. Ci serve la legna, adesso vi faccio imparare tutto. Signori, questa è la Sky Exchange, spero che vi piaccia, ci vediamo alla prossima puntata. Bella per voi!